Ciao ragazzi, altra giornata di test. Molto importante. Anche ieri, veramente ieri abbiamo provato la ciclistica e come avrete visto nel video non mi è dispiaciuta, anzi, va bene, ci sarà da siccome la dovrò chittare per rally africani, dovrò cambiargli le molle, ma niente di che, roba ininfluente, però risponde molto bene. Però veniamo a noi per i test di oggi. Questa mattina cosa ho fatto? Ho smontato lo scarico completo che è in tre pezzi, c'è cioè il primo pezzo frontale e due pezzi che portano al silenziatore. Praticamente ho smontato il primo pezzo e il silenziatore. Quattro viti, due per i tubi e due che si agganciano. Operazione che fra l'altro serve anche per cambiare il filtro dell'olio. Comunque, ho tolto il tubo e il filtro. Nel primo pezzo c'è il catalizzatore, okay? Quella lì è stata un'operazione abbastanza semplice, un po' brigosa, un po' lunga, ma niente di che, una punta lunga come avete visto nel trapano, abbastanza lunga, si entra, pazienza, si lima perché è un po' in fondo, si lima, pazienza, avvitatore, si lima, si va praticamente a pulire, rimane un bel tubo pulito e già lì è una cosa, nulla di difficile, un po' di pazienza, che secondo me è alla portata di tutti. L'importante è avere una punta lunga 30-40 centimetri. Io siccome non l'ho fatto qua, ma l'ho fatto in azienda da me, dove c'ho un'officina completamente attrezzata, ho preso un tondo pieno dell'otto dove gli ho saldato una punta, operazione che non è molto da fare, ma siccome la punta non deve forzare tanto, bella lunga, e così potevo tenere in mano il tondo dell'otto e andare a togliere tutto il catalizzatore. Operazione semplice e via andare, mezz'oretta, tre quarti d'ora neanche. Il silenziatore, lì invece nota un po', lì è stato difficile, ho potuto farlo perché appunto ero in azienda da me. Ho dovuto utilizzare anche il taglio al plasma. Praticamente si va a togliere i rivetti, esce completamente tutto l'interno, rimane da una parte solo la camicia completamente pulita e questo che si ha in mano, che è il fondello e tutto l'interno, è completamente pieno. Solo che quando lo fanno lo saldano e quindi per non distruggere tutto, per non andare a distruggere la canna mitragliata, che non è la canna mitragliata che vedete di solito, ma praticamente è un centimetro perimetrale. Ho dovuto svuotarla col flessile, ho dovuto togliere tutti i punti di saldatura, col plasma ho dovuto togliere dei fondelli interni per andare a togliere uno a uno, una tribulata, una fatica veramente. Lavoro certosino. Alla fine la marmitta la prendi in mano, è tale quale perfetta, vista laterale, perché se la metti e la giri e ci guardi dentro, praticamente hai quasi tutta l'apertura della marmitta. Troppo, troppo. Ho rimontato il tutto e sono andato a trovarla. Avete visto probabilmente, o vedrete, o avete visto qualche video, la moto già cambiata da così a così. Attenzione che mi manca ancora il filtro, quindi è anche lì sento che sopra inizia un po', ma rispetto a ieri, un'altra moto. La moto segue l'acceleratore, non è più in ritardo, non è più. Nel momento in cui apri, pac, senti che prende. Sicuramente col filtro che può respirare nel momento in cui allunga, ha bisogno di aria, sarà ancora meglio. Però veramente un'altra moto. Anzi, una moto inizia ad avvicinarsi veramente a essere racing. Col filtro sicuramente. Presumo che arriverà ad esserlo, però ti godi, cioè in mano riesci a fare quello che vuoi, riesci a metterla di traverso, ho ancora sulle gomme stradali, quindi a fare fuori strada sto facendo fatica più che altro per le tenute laterali, rettilineo, insomma, quello aiuta tutto, ma le tenute laterali devi un po' rallentare, non è il massimo, però comunque la moto va bene. Cambiato, avendogli tolto il catalizzatore e il filtro, è cambiata.
Vi do una anticipazione, perché questo assetto non lo utilizzerò all'Amas Rally che farò, andrò in Marocco fra una ventina, 20-30 giorni, ma ho appena parlato con Claudio, X-Racing, uno dei migliori produttori di scarichi in Italia, e mi ha confermato che fra 10 giorni lui ha tutto pronto. Quindi non ho fatto nient'altro che dirgli: Claudio, la prima è la mia, perché così andiamo anche a testarla. Quindi è una bella cosa per tutti. Chi vuole magari togliere il catalizzatore e lasciare la marmitta originale, se lo vuole fare, ovviamente sapete che non si può, sapete che dovete utilizzarlo solo Racing, però chi lo vuole fare, un'operazione che secondo me è nulla di difficile. Col catalizzatore sotto al piede avete un calore impressionante, già senza quello va bene. Il silenziatore, l'operazione che ho fatto io, non dico che lo sconsiglio, però secondo me è troppo vuota. Il sound è fantastico, fondamentalmente senti una moto dietro, godi, però è troppo, forse è troppo aperto. Questione di gusti. Io comunque tra una decina di giorni mi arriverà lo scarico completo da Claudio della X-Racing, e sicuramente avrà un suono e avrà l'erogazione decisamente migliore che ad aprire l'originale. Quindi che dire, sono ottime notizie, specialmente per la collaborazione, e specialmente perché X-Racing farà i silenziatori e gli scarichi per la Kobe, cosa importante. Kobe fa quello in titanio, Claudio farà invece lo scarico in acciaio. C'è chi preferisce il titanio, c'è chi preferisce l'acciaio. Io preferisco l'acciaio. Rally africani, rally lunghi, rally importanti, se si rompe il titanio non trovi nessuno che te lo salda, non trovi nessuno che te lo ripara. L'acciaio è più facile, vista l'esperienza è più facile, è anche un po' più resistente, però questo è il mio parere. C'è chi sicuramente preferirà il titanio, io preferisco l'acciaio, che Claudio dell'X-Racing lo sta facendo in acciaio. Quindi ragazzi, io vi saluto, vado ancora a mangiare perché è ancora stamattina che non mangio, a stare dietro alla moto, a seguire la moto, a lavorare sulla moto, quindi ho ancora fame come ieri, forse anche di più. Vado a mangiare, spero che vi sia utile. Ci vediamo. Alla prossima. Ciao ciao.